Ok ragazzi, andiamo subito con un'altra partita qui su PES. L'ultima è stata un pochettino 5-1, ma non era da 5-1 ragazzi, purtroppo secondo me. Almeno 2-3 gol li meritavo di fare, quindi. Vabbè, comunque pensiamo alla prossima partita, cioè a questa partita che sta per arrivare adesso. Ho altre 6 partite a disposizione, mi servono 5 punti per non retrocedere. E quindi devo fare le cose fatte per bene. Vediamo un po' il fenomeno di turno che mi trovo adesso. Perché a volte, ragazzi, qui si rischia più con quegli avversari di rating basso che, vabbè, che con quelli di rating alto, scusate. Perché comunque con il rating alto a volte ci sono delle persone che fanno i punti con il latticino, ecco, raccolgono. Ah, questo qui a 512. Io, vabbè, dai, me la posso giocare. Gioca in casa lui. Speriamo che non mette di giorno. Vabbè, allora vediamo un po', eh. Ok, divise vanno bene così. A Messi, TS95. No, TS95 ce l'ho io, ragazzi. C'ho un 97, scusate. Quindi risponde con Neymar, Bacca Messi, Cazorla a centrocampo. Vabbè, Criscito. Che su PES è una palla nera, ma fa cagare. Vabbè, lasciamo stare. E niente, ragazzi. Dai, possiamo aia. Ha pure Cavani. Vabbè. Dai, io me la gioco la partita. Cercherò di giocare meglio della partita precedente. Perché la partita precedente, veramente, non ho giocato bene affatto. L'avversario era forte. Sapeva giocare. Vabbè, forte, insomma, era forte, così per dire. Era forte come l'aceto, ragazzi. Però forse sono stato anch'io che non sono sceso in campo con la giusta cattiveria che bisogna mettere nelle partite di calcio. Vabbè, comunque il caso lì è chiuso della partita precedente. Ora pensiamo a questa partita qui. Ecco, almeno questo qui ha messo di notte. Si può giocare al meglio, insomma. Risponde quindi con Neymar, Messi, Bacca. Poi che PES ha dei problemi in difesa. Purtroppo ci sono i fan pessari che non vogliono ammettere questa cosa, ma vabbè. Ullala, subito una parata. Vabbè. Fa niente, fa niente, fa niente ragazzi, non c'è problema. Anche se ha parato non c'è problema. Cos'è? Si disinteressano tutti? Ullala ragazzi, guardate qui. Che ritmo. Ritmo spavaldo. Sono partito con un ritmo spavaldo, Non so se si nota. Speriamo di mantenerlo questo ritmo qui in partita, perché. Allora, questo qui, a livello di come fai passaggi, non mi sembra un avversario che potrebbe preoccupare, però. Staremo comunque a vedere come si mette qui la partita, che. Ecco, ha fatto un passaggio. Ai ai ai! Cazzo di testa sempre, sempre. Vabbè, qui era inevitabile il gol qui ragazzi, Ullala, ragazzi, che palla per Robben. Ops. Ah, solo io non la metto di testa, vabbè. Sembrava dentro, ragazzi. Ma va bene, dai. Non mi servono i gol di testa, non c'è problema, non c'è problema, non mi servono. CR7, devi passarla quella cazzo di palla, ma passala prima. Ho premuto il triangolo, mezz'ora fa per fare il filtrante. Vabbè, dai, lasciamo stare, vai. Criscito, ragazzi. Criscito una palla nera su PES. Solo su PES può essere una palla nera Criscito, eh. Allora, questo qui ha fatto un gol, vabbè, gli è uscita l'azione lì e l'ha sfruttata a dovere, quindi. Gli ho bloccato Neymar come se niente fosse.
Ai 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 ai. Non riesco ad incidere, non riesco ad incidere, ma questa partita posso giocarmela comunque, me la posso giocare, ragazzi. Cos'è successo lì? Vabbè. I miei giocatori che si incartano da soli. Si stanno incartando da soli, dai. Ecco, anche il passaggio a favore l'ho fatto, eh. Fuori gioco, Ciccio, e mezzo, cioè, fuori gioco. Ah, oddio, oddio. Non so, non so. Sinceramente non so, vabbè. Anche a me a volte li ferma lì, quindi è giusto che anche l'avversario ogni tanto, un fuori gioco lo blocca e cos'è successo? Ma che è un fallo questo? Ma che è veramente mi ha fischiato? Ma vabbè, dai, lasciamo stare, dai. Lasciamo veramente stare la vergogna degli arbitri in questo gioco. Vergogna arbitrale di PES. Vai qui con Neymar. Ullala, beh. Vabbè, non ci credo, sto giocando non male, ma neanche bene, quindi. Con Iniesta ci ho creduto lì, a continuare. Fallo questo, questo è fallo, Questo è fallo, ragazzi. È fallo, sì, da qui è probabile che lo castigo, ragazzi. È probabile che qui posso riaprire la partita, No, ho caricato troppo. Infatti. Ho caricato troppo. Vabbè. Una traversa per Brado, ragazzi, tenetene conto, portate conto di quella traversa, Ho creduto lì con Iniesta, ho continuato con l'azione, poi c'è stato il fallo, vabbè, che giustamente è stato fischiato, Per una volta ogni tanto. È che non sapevo che la passavi a Messi. Ma che ti credi che sono nato ieri? Ma veramente credi che sono nato ieri io? Ma dobbiamo accelerare qui, dobbiamo accelerare qui. Grande ragazzi! Grande Uli, da lì ci tiro con Robben, da lì ci tiro. Vai, apriamo sta cazzo di partita, su. Che l'avversario è fattibile, si può battere. Ecco qua il bucio di culo, Eccolo qui, sapevo io. Mi porto sfiga da solo. L'avversario si può battere e subisco il gol. No, vabbè. Cambiamo i ritmi di gioco qui perché ora si sta veramente esagerando, E là, fallo Ciccio! Gomitata in faccia su CR7. Ma dai, ma che scherziamo? La gomitata in faccia lì. No, vabbè. Comunque posso dirlo chiaramente che questo qui è un cesso ambulante. Ecco, posso veramente dirlo senza problemi, senza problemi. Questo è un altro che prende il messaggio se perde. È un altro che prende il messaggio a fine partita. Cioè, ragazzi, non ci credo. Ho subito un gol lì. Vabbè. Non c'è veramente storia, Quando il gioco. Cioè, guardate i tiri in porta e possesso palla. Vabbè, dai. Se il gioco deve venirti contro. Devi dir conto, inutile. Gomitata in faccia su CR7, l'arbitro non fischia. Vai Robben. Neymar lì che non arriva. Non arriva Neymar. Vabbè. Cosa fa? Vabbè, questo qui è pazzo, ragazzi. Questo qui è pazzo.
già il gioco fa gli errori per fatti suoi, fa anche una cosa del genere. No, non ti allungare la palla così, Maremma. È fuori gioco, giusto? Guarda lì dove è il giocatore. Si vedeva da un chilometro che era fuori gioco, ma che scherziamo. Vai Robben, te la do lunga, te la do lunga, corri, corri a pedalare. Ah vabbè. Vabbè, la smettiamo con questi colpi di wrestling qui. Cioè ragazzi, colpi di wrestling. E ci prende il gol perché non ferma col fallo. Non ferma il gioco col fallo. Ma no, ragazzi, io se così PES lo butto nell'immondizia, ve lo dico, Perché, cioè, avete visto come ho subito il gol. Poi, fanboy del cazzo di PES, non venite a dire che il gioco non ha errori perché siete fanboy, Perché avete visto che i falli, non blocca i falli e poi vado a subire i gol io. Ecco, mi sono innervosito e ora vado a perdere la partita. Vabbè, non posso incazzarmi ragazzi, non posso incazzarmi con un gioco. Non esiste, no. Ora io sto perdendo la partita con questo perché non mi dai falli e giustamente poi subisco il gol da un'azione dove era fallo ragazzi. Però poi sono i fanboy di PES che dicono che sono io che mi lamento, che non so giocare, che il gioco non fa cazzate. Perché i fanboy purtroppo ci sono. I fanboy che hanno la nebbia sono annebbiati da queste cazzate che fa Konami. Perché qui sono errori di programmazione, ragazzi. E c'è poco da girarci intorno. C'è poco da girarci intorno. Io le cose le dico perché tiro fuori i soldi per il gioco e ho il diritto di parlare. Ok? E basta, io non mi sto zitto. Io zitto non ci sto. Dai, su, vediamo ora cosa. Due falli non mi ha fischiato, ragazzi. Due gomitate. Ma la cosa che mi urta è che ho subito il gol su quell'azione dove non mi ha fischiato il fallo. Perché se non subivo il gol sarei stato magari anche zitto. Però se devo subire il gol da un'azione dove non fischia il fallo, cazzo, e dai. È una cosa vergognosa. Sono vergognosi qui gli arbitri. Ragazzi, mi dispiace ma ora mi scaldo, mi scaldo non poco. E magari vai, atterrami anche Cristiano lì in aria. Atterramelo lì in aria e magari non mi dà anche il rigore, così almeno l'opera la facciamo al completo, no? Ai, passaggio sbagliato per Robben. Ho sbagliato io, ragazzi. Ho sbagliato io, vabbè. Vabbè, anch'io ho preso una traversa, quindi siamo pari, Vabbè di te, ah è fuori gioco, voglio ben sperare. Vediamo un po' qui. Ma è fuori Thiago che purtroppo ormai è arrivato. Mettiamo Modric, anche se non è in condizione a questo punto. Mi gioco anche la carta Ribéry ragazzi. Per tentare almeno di pareggiare questa partita. Perché sarebbe giusto il pareggio, visto che
Non mi dà, ho subito quel gol perché mi fischia il fallo, non mi fischia il fallo. Gomitate, su gomitate, ma che stiamo scherzando, dai, ma stiamo veramente scherzando. Dai, almeno a pareggiarla questa partita. Vai Robben. Vabbè. Giocatori che rotolano per terra. Ma magari si è buttato da solo, secondo Konami, Robben. Si è lanciato lì da solo. Eh sì, eh. Ho tentato un'azione, vabbè, dai. No, almeno voglio il pareggio qui, ragazzi. Voglio almeno il pareggio. Perché dopo quello che è successo, dei falli non fischiati, il pareggio è. Ci deve essere. No, no. Allora, ragazzi, guardate che bello difensore di PES, eh. Guardateli, eh. Avete visto che bel gioco, eh. Non vorrei che il prossimo video di PES che arriva è quando spacco il Blu-ray. Non vorrei che quello è il video, il prossimo che arriva, eh. Giustamente, ragazzi, giustamente ho perso anche questa partita. Eh sì. Poi dite che io non so giocare a PES, mi raccomando, i fanboy, per i fanboy questo, vai, falli su falli, scivolate su scivolate. Ma sì, Konami, il prossimo anno sta a vedere che non lo compro PES. Non c'è problema, ragazzi. Ho perso 4-2, ma è giusto così. È giusto così, ragazzi. Tranquilli. Perché ai fanboy non bisogna toccarli i PES. Perché poi. Se no iniziano a dire: ma sei tu che non sei buono a giocare. Però non vedono quello che succede in campo. Non lo vedono quello che succede in campo. Vabbè, maledetti fanboy che non siete altro. Ok, comunque andiamo. Non c'è problema. Vai, contratto scaduto anche a Thiago. Non c'è problema. Rinnoviamo il contratto a Thiago. Tanto i GP sono fatti per rinnovare, no? Quindi si può fare tranquillamente. Allora, vai, rinnoviamo qui Thiago, subito, subito. Anche se non vorrei che veramente il prossimo gameplay che arriva di PES è che sfondo, che lo spacco il Blu-ray, ragazzi, perché io ci può anche stare che perdo, ma che non mi fischi falli. Lì inizia a essere poi una cosa un pochettino diversa. Comunque, ragazzi, il gameplay si conclude qui. Ci sentiremo con le prossime parti.